Asa Petrovic si dimette da allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo appena quattro partite di campionato, il coach croato decide di lasciare la VL con cui aveva sottoscritto un contratto biennale con opzione per altri 2 anni. E invece la doppia sconfitta con Fortitudo e Tortona, secondo Petrovic, è stata grave a tal punto da sconvolgere ogni prospettiva a medio-lungo termine. Troppo, secondo Petrovic, lo scollamento fra una serie di dettami tecnici, tattici e caratteriali da lui indicati e non seguiti dalla squadra. E così arrivano le dimissioni, comunicate ieri alla società e questa mattina alla squadra e subito dopo alla stampa con una conferenza convocata d'urgenza. Dopo queste ultime due partite che Will ha giocato in maniera come ha giocato, che penso che quando primo che si deve guardare nello specchio è sempre allenatore. E non mi è piaciuto per niente, perché partite si possono perdere in diversi modi. Però non si possono perdere in modi come noi abbiamo perso contro Fortitudo, e specialmente in questa partita importante in casa contro Tortona. Rimango sulla decisione che interrompo il contratto con Vuelle, perché sono principale responsabile per quelle ultime due partite come ho giocato quella. Io in 30 anni come allenatore, tutte le mie squadre o nazionali, sì, si poteva vincere, si poteva perdere, però perdere in maniera come noi abbiamo perso quelle due partite, io come allenatore non lo accetto, e penso che come responsabile devo assumere le conseguenze. La conseguenza è questa. Grazie a tutta la società, però penso che questa decisione può aiutare componenti che restano qui, prima di tutto a giocatori, per mettersi a giocare insieme, perché siamo solo dopo la quarta giornata, hai tante gare da disputare, e questo è un avviso a loro per mettersi insieme. Cominciare a giocare come squadra, cominciare a correre, a difendere, a fare chimica dentro di loro. Ora la società deve pensare a un successore, ma intanto il presidente Ario Costa ha messo sul piedistallo la scelta d'onore di Petrovic, inchiodando ogni componente di squadra e staff alle sue responsabilità. Le responsabilità sono di tutti, e adesso più che mai. Non è la colpa dell'allenatore. Ad ASA bisogna fargli, credo, un complimento e dire poco. Bisogna fargli tanti elogi per il gesto che ha fatto ieri, che non mi aspettavo, ma che l'ha fatto col cuore di voler bene a una squadra, a una società più che a una squadra. Ripeto, a una società più che a una squadra, perché la squadra di sicuro non l'ha aiutato, di sicuro, e lui invece ha aiutato molto questa squadra in tutti i modi. Sto vivendo una giornata terribile da ieri mattina, più o meno 24 ore fa, perché credo che non sia assolutamente colpa sua, ma una serie di circostanze lo hanno portato a fare questo gesto da grande persona onesta e corretta. Qual è? Un allenatore dovremmo prenderlo, no? Mi sembra logico. I tempi non lo so, vedremo, si fanno le cose con calma, ripeto, per me il miglior allenatore è qui alla mia destra. Quindi vedremo di valutare tutto, e ci sarà sicuramente una decisione che prenderemo quando avremo deciso di prendere quella persona che possa aiutare la squadra a aiutare. Possa mettere in riga la squadra, perché la squadra così non va bene. Ma no, non va bene, non fraintendetemi, il comportamento della squadra così.